Amici di Golf Television, ben ritrovati da Golf Cup Carimate. Andiamo a spiegare come mai può esserci una flappa o un top durante il colpo e quali possono essere i motivi. Quello che noi sappiamo è che purtroppo non esiste ad ogni volo di palla un errore solo. Gli errori possono essere molteplici. La principale causa comunque di qualsiasi errore è la troppa tensione che noi andiamo a mettere nel grip, la troppa tensione che andiamo a mettere nelle braccia, la troppa tensione che mettiamo nelle spalle, quindi così facendo il nostro bastone non ha più velocità. Quello che noi dobbiamo riuscire a fare è lasciar scorrere sempre il bastone. Più noi riusciamo a lasciar scorrere il bastone, più riusciamo a togliere pressione, più il bastone trova velocità. Il bastone trova velocità data da una sua caduta e quindi così facendo non posso fare grossi errori. Io faccio grossi errori quando il mio bastone non ha velocità perché inibisco l'azione, perché sto stringendo troppo. La flappa spesso e volentieri è causata da un attacco troppo verticale, quindi probabilmente ho la palla un po' troppo a destra e cerco di arrivare dall'alto verso il basso, faccio lavorare troppo la lama del bastone e la lama mi si infila nel terreno. Quando la lama si infila nel terreno non scorre più il bastone, non colpendo la palla perfettamente faccio una flappa, cioè colpisco il terreno, poi colpisco la palla ma faccio 3 o 4 metri nel top. Oppure potrebbe anche essere causata dal fatto che vado comunque a scaricare le mani. Scarico le mani, colpisco il terreno, la mia palla viene ammortizzata dall'erba e faccio 3 o 4 metri. Questa è la stessa causa del top. Quando probabilmente giocando io vado a scaricare le mani, scaricando le mani la faccia del bastone passa avanti rispetto alle mie mani stesse, non mantengo il raggio dell'azione che è il mio braccio sinistro, non riesco a mantenerlo disteso. Così facendo accorcio il raggio dell'azione e vado a colpire la palla con la lama. Ho scaricato tanto le mani e ho colpito la palla con la lama. Potrebbe essere causato dalla troppa tensione e anziché scaricare le mani mi irrigidisco, quindi la distanza che io ho dal terreno, data dalle braccia che sono rilassate, diminuisce data dalla tensione. Il fatto di irrigidirmi, accorcio la mia ampiezza di un centimetro e mezzo e colpisco la palla con la lama. La palla con la lama mi parte tesa e faccio top. Quando io faccio un top c'è troppa tensione e me ne accorgo anche del fatto che la palla comunque parte forte. Parte forte con il rischio di andare dietro il green. C'era troppa tensione, c'era troppa forza per la tipologia di colpo che io devo andare a fare. Quindi la grande difficoltà che io ho è quella di riuscire a togliere pressione dalle mani, togliere pressione dalle braccia, perché in tutti i colpi io devo dare la possibilità alle mie braccia di passare di fronte al corpo. Se io lascio passare le braccia di fronte al corpo difficilmente posso fare grossi errori. Purtroppo non esiste un errore per volo di palla, gli errori possono essere molteplici. Vi aspetto alla prossima puntata.